Come riportano i TG la notizia di Piazza del Popolo strabordante di gente? Guerriglia no Green Pass, assalto squadrista al lavoro, regia neofascista, follia no Green Pass, marci su Roma, squadrismo nero, guerriglia urbana, Draghi chiama Landini per dargli solidarietà. Ma Landini, quello che dovrebbe difendere il lavoro e che viene confortato da chi sta calpestando l'articolo 1 della Costituzione? Il Movimento Vecchie Stelle denuncia questi scellerati che vanno in piazza. Chi? Quelli che salivano sui tetti e mandavano a fanculo dei i politicanti coi quali adesso fanno merenda. Il PD minaccia ripercussioni. Chi? Il PD di quelli che noi mai coi circa stelle, di quello che vi ha preso per il culo con la mascherina raccolta bellamente dal pavimento e che adesso si preoccupa per la vostra salute? Salvini e i destri dell'oppofinzione che si scattano selfie e chiedono di allungare i tempi dei tamponi? Quel Salvini che, dopo aver sostenuto per mesi che il passaporto verde fosse un'assurdità e che avrebbe dato battaglia, con tutto il suo partituncolo, ti ha chinato la testa a Draghi e si è eclissato? Questi sono i soggetti che fanno parte dell'attuale Partito Unico, una coalizione votata da nessuno che da 18 mesi sta distruggendo il paese più bello del mondo, con la complicità di un gregge ebete che si sta facendo portare via anche le mutande. Questi oggi stanno ribaltando la realtà, sbraitando contro i fascisti, loro, e fanno la parte delle vittime, loro. Viviamo in un'epoca davvero indecente. Dicono le stesse parole che usarono con i Black Bloc, che distrussero davvero macchine e negozi a Roma, in una vera guerriglia urbana, coi visi coperti e armati di spranghe, pietre e molotov. Ma non aprono bocca vedendo infiltrati come questo? Che prima finge di stare con chi assalta un furgone della polizia e poi lo si rivede a massacrare con calci e pugni un manifestante sotto gli occhi degli agenti che non muovono un dito. Questo è il governo dei migliori, il più dispotico, corrotto e incompetente, che sta attuando un colpo di Stato silenzioso e che impone un passaporto per andare a lavorare minacciando di lasciare senza stipendio milioni di lavoratori che giustamente si incazzano. E in tutto sto casino i sindacati cosa fanno? Tacciono colpevolmente, uno peggio dell'altro. E invece di proclamare un mega sciopero generale a oltranza, applaudono l'operato del capo del Partito Unico. Finisce che camionisti e portuali, che se vi ricordate hanno lavorato anche durante il lockdown senza applausi, gente coi calli sulle mani, che rischia di restare a casa senza soldi per sfamare la famiglia, giustamente si incazzano. Ma le piazze rivendicano esclusivamente la tutela della Costituzione e dello Stato di diritto. Non ci sono spranghe, pietre, molotov, ci sono famiglie esasperate. E quelli cosa fanno? Piagnucolano, urlano al fascismo, loro. E vogliono imporre un passaporto per lavorare, loro. Solo per questo dovrebbero essere già stati arrestati da mesi. E invece, udite udite, invocano manganelli in piazza, loro. E a quel punto intervengono i secondi peggiori, gli altri loro. Quelli che, nonostante si trovino davanti a qualcosa di epocale e che coinvolge anche le loro famiglie, i loro figli e la loro vita, ubbidiscono come capre per andare a manganellare la gente per bene. Proprio loro che hanno giurato sulla Costituzione. Giurato! Dovreste prendere esempio da chi ha giurato davvero sulla Costituzione. Quelli sono gli stessi che fino al giorno prima hanno ignorato ladri e spacciatori che ormai si sono appropriati delle nostre città. Ma per quello non servono le forze dell'ordine. Ci deve pensare Brumotti. Ci deve pensare Brumotti! Guardateli, li vedete fieri e impegnati, con uniformi da guerra al terrorismo, per menare famiglie per bene, esasperate da questa assurda e falsissima tirannia pseudosanitaria. Ammirateli in questa carica senza motivo verso gente disarmata e pacifica. Pericolosamente disarmata e pacifica.
E tutto questo con la complicità di quei giornalisti che hanno accettato senza alcuno scrupolo di coscienza di prostituirsi al tiranno, arrivando a censurare la verità e a divulgare bugie spudorate per 18 mesi, 24 ore al giorno, con accanimento da stalkers. E ditemi, come ve la raccontano una manifestazione? Da un punto di osservazione veritiero o nascosta là dietro dove non vede nulla e senza mascherina? Nessuno di loro che abbia il coraggio di raccontare come mai milioni di persone protestano nelle piazze di tutte le città del mondo, tutte le settimane, da 3 mesi, senza follie di mascherine e distanziamenti, e non hanno generato centinaia di epidemie, migliaia di focolai, milioni di contagi e di terapie intensive all'ipercollasso. Sono così coglioni che hanno il coraggio di andare a cercare un tipo a Casaletto di Puglia o a Pliska in Bulgaria, ricoverato con una polmonite da sbattere in prima pagina come Nova X intubato pentito, e ignorano volutamente centinaia di morti dopo Siero come fossero azionisti delle pompe funebri. È un mondo capovolto. La televisione ha reso le persone orgogliose della propria ignoranza. E i giornali ci fanno capire che i fascisti del futuro sono quelli che chiamano se stessi antifascisti. I giornali sono quelli che ti vogliono convincere che in una piazza del popolo che contiene 70.000 persone, quando è piena di negazionisti sono 10.000, 10.000, 10.000, ma quando manifesta il PD magicamente diventano 70.000, 70.000 e 70.000. Sono gli stessi che appoggiano esperti da salotto che ora più che mai devono convincere i Novax che il siero funziona, e allo stesso tempo però devono convincere anche gli inoculati a fare la terza dose perché le altre due non hanno funzionato. Ci sono quelli che ti costringono all'iniezione se vuoi lo stipendio, ma ti fanno firmare che se da quella iniezione subisci un danno non hai diritto ad alcun risarcimento, e la chiamano somministrazione volontaria. È un mondo capovolto. E allora smettetela di dire che siamo in dittatura. Se fossimo davvero in dittatura, avrebbero messo un coprifuoco serale, chiuderebbero molte attività, limiterebbero la vostra libertà, censurerebbero le opinioni semplicemente contrarie al regime e imporrebbero un passaporto per fare ciò che facevate prima senza. D'altronde, un passaporto dovrebbe servire per andare in un paese straniero, non per diventare straniero nel tuo.